Oggi vi preparo un piatto con una delle eccellenze italiane invidiate in tutto il mondo. Vi parlo del prosciutto di Parma e andrò a realizzare un tagliolino cotto in acqua di prosciutto di Parma e poi avremo anche questa parte finale con una fonduta di parmigiano e il prosciutto di Parma sopra nella sua totale purezza. La prima cosa che vado a fare è il brodo, perciò ho un po' di tempo. Semplicemente in una casseruola aggiungiamo dell'olio extravergine, aggiungo calogno abbondante. A questo punto prendo il prosciutto di Parma. Tra l'altro questa preparazione potete anche farla quando magari prendete il fondo del prosciutto vi avanza. Vado a tagliare a listarelle, vado in casseruola, aggiungo il prosciutto. Una volta che tutto è ben dorato, tostato, vado a coprire con ghiaccio. Questo perché? Perché tramite uno shock termico andiamo a concentrare al massimo i sapori. A questo punto vado a preparare questa crema di parmigiano. Come? Con della panna e del parmigiano. Porto la panna a circa 80 gradi, prendo il bicchiere di un frullatore, aggiungo il parmigiano all'interno e vado a inserire la panna. Prendo un colino, questo per evitare che nel sifone possano entrare delle parti più dure. A questo punto, sifone, come al solito, andiamo a chiudere e a caricare con due cariche sempre dal basso verso l'alto. Questo lo facciamo riposare un'oretta in orizzontale, dopodiché per il servizio andremo a tenerlo ovviamente in caldo. A questo punto faccio bollire il brodo circa un'oretta e mezza, dopodiché andrò a filtrarlo e poi seguo con la ricetta. A questo punto vado a bilanciare il brodo con un aceto affumicato per dargli sia acidità e sia una parte di affumicato. Ora prendo un pentolino in modo da tenermi un po' di brodo da parte per ultimare il piatto. Riporto il brodo a bollore e inserisco il tagliolino. A questo punto il tempo di cottura è giusto un paio di minuti e procedo con l'impiattamento. Il tagliolino è pronto, lo andiamo a mettere molto morbido sul piatto. Prendiamo la spuma di parmigiano. Prendiamo il prosciutto di Parma e andiamo a finire con un po' del brodo che abbiamo tenuto da parte. Ecco qua. Il piatto è pronto, ho cercato di rendere omaggio a una delle più grandi eccellenze italiane, il prosciutto di Parma. Come sempre, alla prossima e buon appetito!